Io credo che questo progetto sia stato molto importante sia come arricchimento personale che professionale, anche perché ci ha permesso di portare i bambini in luoghi che comunemente non sono pensati per loro. Il nostro obiettivo è stato quello di uscire con i bambini. E il punto principale, l'elemento fondamentale è stato appunto il percorso, non tanto l'arrivare in un posto per ottenere un determinato risultato, non tanto il frequentare o l'andare o l'abitare un teatro perché c'è uno spettacolo, quanto esplorarlo in luogo, in spazio pubblico in quanto tale. Il lavoro con i bambini negli spazi pubblici è stato il cuore del progetto europeo BRIC, arrivato al suo terzo e ultimo anno. Vi ha partecipato l'azienda Servizi Bassareggiana, che si è confrontata con due realtà educative internazionali, Göteborg e Cambridge. Le delegazioni svedesi e inglesi sono ospiti nella nostra provincia in questi giorni e hanno partecipato all'incontro pubblico che si è svolto a Palazzo Bentivoglio a Gualtieri. Il progetto ha proprio questo intento di provare a comprendere come i bambini vivono gli spazi pubblici insieme ai loro insegnanti, ma anche insieme alle famiglie e ai cittadini, perché l'idea è che la scuola possa essere il più possibile aperta al territorio e soprattutto visibile, perché vivendo questo progetto ci siamo già resi conto che i bambini amano molto uscire e poter anche semplicemente esplorare quello che c'è appena al di fuori della propria scuola. E quest'ultimo anno scolastico abbiamo la possibilità di vedere, rivedere le esperienze fatte, che sono state videoregistrate e documentate anche attraverso immagini fotografiche e narrazioni degli insegnanti, e raccontarle prima di tutto ai genitori, raccontarle a noi stesse, cioè tra insegnanti, attraverso queste settimane di scambio in cui i nostri colleghi inglesi e svedesi vengono a visitarci, vengono a osservare appunto le quotidianità a scuola e fanno dei momenti pomeridiani di scambio, di confronto tra di loro rispetto alle esperienze fatte. Insomma, è interessante. La cosa più importante è di imparare e vedere come si lavora, e specialmente avere la paragone anche con la Svezia, Italia e Inghilterra tutti insieme. In mostra le foto e i video delle esperienze realizzate nei tre paesi coinvolti. Credo che questo rappresenti anche per i genitori una scoperta, una riscoperta degli spazi pubblici, del fatto che è possibile stare in tanti modi con i bambini, anche andando un po' al di là delle forme un po' stereotipate con cui in genere lavoriamo. E ci consegna una circolarità di visione rispetto alla progettazione degli spazi urbani, che sicuramente arricchisce di molto la sensibilità che è necessaria affinché tutti possano essere accolti secondo i loro bisogni e le loro istanze nella dimensione corale e collettiva.